Ciao persone, oggi testerò la Yashica T4D che ci ha inviato Nicola, la compatta più di moda che ci sia. Pensate che sull'internet è arrivata a costare fino a 500 euro. E siccome solo Dio sa perché, adesso siamo qui anche noi per scoprirlo. E naturalmente per capire se funziona o non funziona. Sigla! Funziona o non funziona è la domanda che mi faccio sempre quando mi trovo tra le mani una macchina fotografica analogica, a meno che non l'abbia comprata in un negozio dell'usato assicurato. Questo perché questa tipologia di fotocamere è fuori produzione da decenni e spesso è conservata in cantine, soffitte, vetrinette, e questa permanenza e questo mancato utilizzo le fa incriccare un po'. La Yashica T4D è una delle ultime fotocamere analogiche prodotte dalla Yashica, che già da anni era stata acquisita dalla Kyocera, un'azienda di ceramiche di Kyoto che ha prodotto fotocamere fino al 2005. La Yashica T4D è una compatta, perciò come tutte le compatte l'obiettivo non può essere sostituito, avendo tutte le funzioni possibili agglomerate in un unico sistema per l'appunto compatto. Il suo spessore misura 37 mm con obiettivo ritratto. Compattissima! Perciò capirete anche voi che non è che ci sia moltissimo da dire riguardo il suo funzionamento. Difatti, le analogiche compatte sono nate negli anni 80 per rendere le fotocamere alla portata di tutti, creando fotocamere semplici, totalmente automatiche ed economiche. Dei bei pezzi di plastica sincera come questo. In quanto economica e di semplice utilizzo, la stragrande maggioranza delle famiglie degli anni 80 e 90 ne possedeva una. E in effetti anche io ho fatto i miei primi scatti con un modello simile a questo. Infatti è una macchina così semplice che potrebbe usarla anche un bambino. La regia, mi puoi mettere una canzone triste per favore, che devo raccontare un trauma infantile? Grazie. Queste sono le mie primissime fotografie, scattate durante una gita scolastica delle elementari alla Mini Italia di Bergamo. Il rullino da 36 nelle mie micromani entusiaste non riuscì ad arrivare nemmeno a San Pietro con mio grande cruccio. E fu così che mia madre, guardando questi capolavori di fotografia aerea, decise che sarebbe stato meglio per me fare il medico e cercò di dissuadere la mia smania fotografica inserendo nella Yashica di famiglia un rullino infinito che io scattai per anni, come potete capire, inutilmente. Questo spiega anche il grande vuoto di immagini della storia della mia famiglia dall'87 al 90 circa. E qui vorrei fare un caro saluto alla mia psicanalista, ciao cara! Ma passiamo ora alla cicciosa parte pratica. Guardando e tenendo tra le mani questa compattina, credo che i motivi della sua celebrità, del fatto che sia diventato uno status symbol ai giorni nostri, siano un mix letale di fattori, tra cui non serve sapere nulla di tecnica fotografica per scattare delle foto, è una classica punta e scatta. È leggera, pesa solo 180 grammi, sta in tasca e va benone per la fotografia di strada e per le notti punk degli under 30. Anche perché dopo i 30, addio notti punk. Era la macchina che usava Terry Richardson, che era uno che notoriamente si divertiva. È diventata per questo un'icona hipster. Ha un'ottica Tessar della Zeiss, 35 mm f3.5, soprannominata occhio d'aquila, famosa per la sua nitidezza e per il suo contrasto. Come funziona? Se funziona. Allora, la Yashica T4D ha pochissimi pulsanti, ha pochissimi tasti. Il primo serve per accenderla, si sposta da destra a sinistra questo tasto qui. Il secondo pulsante è il pulsante di scatto, che se premuto a mezza via ci permette di mettere a fuoco e poi di spostare l'inquadratura. Ma fate attenzione perché è sensibile come l'orecchio della micia ai suoni di scartamento. Il terzo pulsante è quello dell'autoscatto e il quarto è quello del flash. Con quello del flash ci regolo l'uso del flash, l'esposizione e la messa a fuoco. Non ce ne sono più di crocchette, micia. Finite.
Le modalità di lavoro sparaflescioso propongono flash automatico, decide la macchina quando utilizzarlo, flash anti occhi rossi. La fotocamera emette un primo flash in grado di ridurre le pupille del vostro soggetto evitando il fastidioso effetto occhi di gatto. Un altro colpo è stato fatto! Oh oh oh, occhi di gatto! E questo è il nome del trio compatto. Sono tre sorelle che hanno fatto un patto. Flash in, sole. Il flash parte sempre, caschi il mondo. Flash off, luna. La Yashica non userà il supporto di luce e lavorerà con tempi lunghi di esposizione, perciò regolatevi con un cavalletto. Infinito. La macchina avrà la messa a fuoco ad infinito. Sappiate che ogni volta che la spegnete e la riaccendete, l'impostazione andrà reimpostata. Non comodissimo, eh? In compenso, questa macchinetta mette a fuoco a distanze davvero ravvicinate per il tipo di ottica utilizzata, come potete vedere dal simpatico manuale tipicamente nippo-germanico che abbiamo messo in sovraimpressione. Ed è un'ottima compagna di street photography, infatti non devo pensare a quasi niente. La pellicola si inserisce automaticamente ed in modo molto intuitivo. Adesso vi faccio vedere come. Ok, va inserita così. Vedete che c'è questa... Si vede questa roba rossa, la linea rossa qui, ok? La pellicola va praticamente inserita fino a lì e poi, io spero, ok, si chiude. Ok, e dovremmo poter cominciare tranquillamente a scattare. E quindi, una volta caricata la pellicola, come vi dicevo, non devo più pensare a nulla, niente tempo, niente diaframma e niente fuoco, devo semplicemente puntare, scattare e voilà, la foto è fatta, anche a 35 cm di distanza. La T4D ha due LED, uno rosso e uno verde. Uno verde per l'autofocus e uno rosso che indica la presenza di flash attivo. Inoltre ha il riconoscimento dell'ISO automatico per le pellicole di X, che si imposterà invece su 100 ISO per quelle che non sono di X, ma non preoccupatevi, non si noterà molto. Sul fianco posso inserire la necessaria batteria CR123A. Sul retro posso impostare anche la data, che verrà impressa sopra i nostri scatti, oppure anche no, cioè posso anche decidere di non metterla. Noi ce la mettiamo. Anche se in questo modello in particolare gli anni possibili vanno dall'87 al 2019. Poi è arrivato il Covid e loro lo sapevano. Ma noi siamo ancora qua, gatto! Siamo ancora qui, ed è il 2023! Tiè! Non tutti, però, insomma, maggior parte. Ultima cosa, quando il contatore di scatti avrà terminato la sua corsa, quindi sarà raggiunto a 36, se ho inserito un rullino a 36, il rullino si riavvolgerà automaticamente. Perciò, una volta terminato il suono di riavvolgimento, potrete estrarre la vostra pellicola e sviluppare. E basta! Proviamola! Vediamo se funziona o non funziona. Prima sul campo, andremo in Chinatown, e poi in camera oscura. Allora, non ci si accorge neanche, cioè sembrano proprio un giocattolino per bambini, devo essere sincera. Non capisco neanche quando mette a fuoco. Ok, sono uscita di casa e mi sono scordata di impostare la data, quindi sarà il 12 gennaio dell'87 nelle fotografie. Altra cosa, vorrei scattare mezzo rullino lasciandola così e l'altro mezzo rullino con del nastro adesivo nero attorno, perché fa un rumorino un po' strano. Non so se lo sentite. Ho paura che entri della luce, così testiamo bene. Il nastro nero dell'elettricista e via. Molto meglio. Sono allo scatto numero 37, comincio ad avere una certa ansia, ho paura che ci sia di nuovo dentro un rullino infinito. Tutto un pelo sovraesposto. Fatto in automatico, vediamo però.
Adesso andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Ed eccoci qui persone nella camera oscura del futuro, dopo la fase dello sviluppo e della stampa per capire, per vedere se la macchina ha funzionato oppure no. Ho sviluppato il rullo, questo qua, come potete vedere è tutto abbastanza scuro, questo vuol dire che è tutto lievemente sovraesposto, la giornata comunque in cui ho effettuato gli scatti era una giornata di pieno sole e quindi insomma ci sta, anche se mi aspettavo un'esposizione un po', insomma, non così sovraesposta, ecco, nella modalità automatica. E il provino a contatto che ho fatto è stato esposto un po' più a lungo di quelli che faccio solitamente, nonostante la pellicola sia la stessa. La macchina non ha preso luce, quindi non aveva entrate di luce, anche senza il nastro che poi avevo messo, come potete notare appunto dal provino a contatto che vi ho mostrato. È una macchina molto leggera, molto strana se si è abituati ad utilizzare una reflex, quindi a decidere tempi di esposizione, insomma ad avere anche un tipo di visuale differente. E è proprio una punta e scatta, è qualcosa di molto rapido, molto veloce, che si presta moltissimo davvero per fotografie fatte, che ne so, in discoteca o fotografie di strada, fotografie fatte alla gente, in posti anche molto affollati. Ho provato due modalità di flash, la modalità di flash automatico e la modalità del flash sole, quindi flash on, sempre acceso. E devo dire che inaspettatamente nella modalità con il sole il flash non è partito come invece io speravo, mentre invece nella modalità flash automatico un paio di volte il flash è partito e nemmeno in situazioni troppo scure, quindi diciamo così la riproverei, ecco, la riproverei per un secondo rullino, non in questo caso, non in questo video, ma riproverei appunto a riscattare per vedere se il flash funziona a dovere in tutte le sue modalità. Gli scatti che ho fatto, come potete vedere, hanno tutti la data, c'è questo scatto che è un controluce molto forte in cui avevo messo un flash in modalità attivo mentre invece non è partito, lo scatto comunque è uscito, e questi scatti che sono proprio scatti più di classico street photography, di classica street photography, quindi proprio più questa più che mai, visto che c'è proprio la via centrale. Diciamo che è una macchina che si comporta molto bene, ha un buonissimo dettaglio sia nelle parti, diciamo così, nelle fotografie più ravvicinate come questa, e sia nelle parti meno ravvicinate, quindi lontane come questa. Devo dire che l'ottica Tessar per contrasto e nitidezza è presentissima, quindi c'è e funziona molto bene. Meglio con oggetti molto lontani o con oggetti molto vicini, mentre invece, diciamo così, mi perde un po' di definizione di nitidezza nei soggetti mediamente lontani, quindi tipo questo, per esempio. Per concludere, la Yashica T4D funziona. Proverei comunque altri rullini per verificare che il flash funzioni sempre quando lo decido io, e la consiglio comunque appunto come buona macchina per street photography, quindi senza grosse pretese a livello di inquadratura e di stampa, eccetera, anche perché non è facilissimo in realtà capire quando la macchina mette a fuoco e cosa mette a fuoco. Do il là alla me del passato e ci vediamo. Alla prossima! Concludendo, consiglio questa piccola macchina fotografica compatta a chi vuol fare street photography, ma ve la consiglio se acquistata solo al giusto prezzo, che non deve essere più di 50 euro, comprata in ottime condizioni, anche perché se dovesse rompersi va proprio buttata, non troverete nessuno che ve l'aggiusta, anche a poco prezzo. Infatti, nonostante questa fosse una delle macchine preferite di Richardson, non è una fotocamera imperdibile, è solo una compatta tra le tante, una macchinetta automatica leggerina con una buona ottica e che potete tranquillamente lasciare nelle mani di vostra figlia o di vostro nipote, così in scioltezza come fece mia madre ai tempi. Ah, persone, ringrazio Nicola, il proprietario di questa piccina, per avermi concesso di testarla e per avermi permesso di girare questo terzo video della serie. Tranquillo, Nicola, l'ho trattata come l'oro. Che in effetti, con i prezzi che girano in internet. Occhi di gatto. Alla prossima, persone! Per info e dubbi scrivetemi qui sotto! Oh, però erano anche carine alcune, no? Ma mi state seguendo su Instagram? Perché io sto tirando fuori corsi a dritto, eh!
Seguitemi! Ay, qué bonito es volar. Y a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana. En los brazos de tu hermana. Y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel. Amore, ma come ti piace cantare con me? Ma certo, amore mio. Ma voi lo sapevate che il nome vero della Micia non è la Micia tutto attaccato, ma all'anagrafe felina l'hai registrata come Fujifilm? E si chiama Fujifilm perché è arrivata dentro un cartone con scritto Fujifilm e io non avevo neanche la camera oscura. Amore! Tra l'altro noi stiamo filmando con una Fujifilm. No vabbè, che sincronicità, raga!